Niklas Arndt, tedesco della Giant Alpecin, e Alexei Zacevic, russo della Katyusha. Questi sono i 13 uomini al comando, lo vedete anche dalla striscia di un rosa più scuro che avanzava delineando l'aspetto altimetrico della tappa. Metri di sterrato, di metri con pendenze che arrivano al 12%, e poi gli ultimi 500 metri ancora in salita, 5-5,5% con 200 metri con terreno in porfido, quindi dove scattare non sarà una cosa semplicissima. E adesso lo vediamo proprio con i 13 battistrada, adesso supereranno la porta, svolta a sinistra e comincerà il primo tratto duro di questo strappo che ci porta verso il traguardo. Andiamo da Andrea De Luca. Per sottolineare che si è rotto il gruppo, una trentina di corridori, complice anche l'elevata andatura e il vento, sono staccati dal gruppo principale, tra questi proprio Eros Capecchi che si era fermato per la foratura. A voi la linea. Grazie Andrea, e abbiamo visto anche tante persone con degli striscioni, e allora, come spesso succede in occasione del Giro d'Italia, è anche può essere un'occasione appunto per sensibilizzare su alcuni problemi che nulla hanno a che fare con l'aspetto sportivo. È il caso di quello che è l'argomento principale in questo periodo, soprattutto nel dibattito aretino, ma non solo, perché è una vicenda che ha contorni a livello nazionale. Stiamo parlando del crack di Banca Etruria. Allora, abbiamo ricevuto un comunicato dell'associazione vittime del salvabanche. Il fallimento di Banca Etruria, si legge nel comunicato, nonostante i proclami della politica nazionale e locale, sicuramente è una sconfitta per tutto il territorio, che perderà certamente, una volta venduta al miglior offerente, uno dei propri principali volani economici. La politica potrebbe risolvere al meglio questa triste vicenda facendo recuperare la stima e la fiducia in quello che è uno dei più antichi istituti bancari del territorio. Questo era il comunicato dell'associazione vittime della salvabanche. Sul traguardo con i 13 battistrada, che adesso hanno un vantaggio di 4 minuti, vantaggio però rilevato con il GPS, dunque ci può essere comunque una differenza di qualche secondo, ma essendo transitati sulla linea del traguardo avremo la possibilità anche di uno stop cronometrico decisamente più preciso. Intanto andiamo da Gianfranco Benincasa. 3 ore e 24 di gara, un tifo incredibile qui ad Arezzo, c'è già tantissima gente, tutto esaurito sul traguardo ad aspettare i ciclisti che passeranno solo fra molto tempo, perché come abbiamo già ricordato devono affrontare assolutamente l'Alpe di Bodi, e come ricordavate voi tanti striscioni anche su questioni sociali, economiche e politiche che si intrecciano inevitabilmente anche con la Corsa Rosa che attraversa il paese. A voi. Grazie Gianfranco, già è suonata la campana per i 13 battistrada, suonerà adesso anche al passaggio del gruppo. È cambiata la disposizione in testa al plotone, Silvio, perché ora ci sono gli uomini della Lotto e nel Jumbo. Stanno facendo il lavoro per chi? Per Battaglin, per la vittoria di tappa, per Kruusbeck? Secondo me per entrambi, nel senso che Kruusbeck è uomo di classifica naturalmente della formazione, che quest'anno, contrariamente all'anno scorso quando fu grande protagonista nelle montagne, non ha accusato nessun imprevisto ancora, è lì in classifica generale, non è lontano dai migliori, quindi da tenere in considerazione anche in prospettiva ultima settimana di Giro d'Italia. Naturalmente Enrico Battaglin, che per le caratteristiche dell'arrivo è un corridore particolarmente adatto per le sue doti di uomo veloce che sa sprintare quando ci sono arrivi in pendenza. Pensiamo alla sua straordinaria vittoria ad Europa, per esempio, no? In una salita ben più difficile rispetto all'ultimo chilometro che dovranno affrontare qui ad Arezzo, ma questo per certificare o per testimoniare le caratteristiche di un corridore come Enrico Battaglin. Comincia lo strappo anche per il gruppo, lo strappo che ci porterà poi verso il finale di via Ricasoli, e ne approfittiamo anche per ringraziare il comune di Capolona per l'assistenza prestata alla ricezione, ai nostri mezzi aerei, alla ricezione degli elicotteri RAI.
Alejandro Valverde è già là nelle prime posizioni del gruppo, scortato da tutti i suoi compagni. Abbiamo detto che questo è un traguardo esigente, un arrivo molto esigente, dove bisogna sapere scattare in salita. In questo, e lo dice la sua storia, forse nessuno è come Alejandro Valverde. Nessuno tra i presenti al Giro probabilmente è come Alejandro Valverde, che è lì scortato dai suoi compagni di squadra, così come Valerio Agnoli sta scortando come sempre, come fa quotidianamente Vincenzo Nibali, anche lui attento nelle primissime posizioni. Andiamo da Andrea De Luca. Il gruppo ha già iniziato quella che sarà una lunghissima volata per portarli all'inizio della salita con lo sterrato, perché è aumentata ulteriormente l'andatura del gruppo. Proprio per quello ci sono già una quarantina di corridori che si sono staccati. A voi la linea. Grazie Andrea, hai fatto bene a ricordarlo, perché la strada si restringe improvvisamente all'inizio della salita verso il GPM dell'Alpe di Pote, e dunque sarà fondamentale per i vari capitani, per i vari uomini di classifica, affrontarla in testa questa ascesa che, ricordiamolo, per 6,5 km è su strada bianca, sullo sterrato. Anche la gruppo al passaggio sul traguardo di Arezzo, ritardo di 3 minuti e 40. Può farcela qualcuno dei 13 davanti, Silvio? Secondo me sì, assolutamente. Qualcuno tra i 13 che sono qui davanti festeggerà oggi il successo di tappa, e staremo a vedere se Gianluca Brambilla riuscirà anche a strappare la maglia rosa a questo ragazzo che vediamo inquadrato in questo slow motion del suo passaggio sulla linea del traguardo, vale a dire Tom Dumoulin. Tom Dumoulin che è rimasto con soli due compagni di squadra, Preidler naturalmente, quello che cercherà di rimanergli vicino il più possibile anche in salita, e Tobias Ludvigsson. Quindi la Giant Alpecin che può contare comunque su Arndt che è davanti, e probabilmente se il gruppo Magliarosa dovesse avvicinarsi, credo che il tedesco della Giant Alpecin, che è tra i 13 al comando, verrà fermato per dare manforte dietro al proprio capitano. Andiamo da Gianfranco Benincasa. Come si è mosso Valverde, anche l'ammiraglia qui in testa si è mossa, è andata a parlare con Schütterlin de Rojas, che sono i due uomini della Movistar tra i 13. Battistrada, come dicevamo, potrebbero fungere da testa di ponte, potrebbero fungere anche da punto d'appoggio per Alejandro Valverde, anche se ancora è molto lontano il gruppo rispetto ai fuggitivi. A voi. Grazie Gianfranco, dunque 3,5 minuti e l'avvantaggio dei 13. Approfittiamo di questa fase di gara per ricordare la composizione del gruppetto davanti, perché sei sbilanciato oggi, eh? Tu avviso uno di questi 13 vince la tappa. No, il mio problema non è quello di sbilanciarmi, è quello di indovinare, capito? È quello di centrare le previsioni. Io mi sbilancio anche, a volte facendo delle figuracce. Allora, i due della Chez Desert, Black Adri, francese, Matteo Montaguti, Alessandro De Marchi della BMC, Moreno Moser della Cannondale, Jacobus Venter, sudafricano della Dimension Data, due della Ethics, e sono Gianluca Brambilla e Matteo Trentin, che sta facendo un grandissimo lavoro davanti, perché in pratica sta tirando solo Matteo Trentin. Sean Deby, belga della Lotto Soudal, José Rocas e Jascha Satterlin della Movistar, Giacomo Berlato della Nippo Vinifantini, Niklas Arndt, tedesco della Giant Alpecin, e Alexei Zacevic, russo della Katyusha. Questi sono i 13 uomini al comando, lo vedete anche dalla striscia di un rosa più scuro che avanzava delineando l'aspetto altimetrico della tappa. Questi 13 che stanno andando verso l'imbocco della salita che porterà al Gran Premio della Montagna dell'Alpe di Poti. Salita che è già iniziata per i 13 al comando, con Blel Kadri che è il primo a cercare di forzare l'andatura. Ci siamo ormai, i primi 2 km in asfalto, dopodiché si entrerà nel settore di sterrato. 6,4 km per l'esattezza, sterrato che terminerà in corrispondenza del Gran Premio della Montagna, Gran Premio della Montagna di seconda categoria, quello dell'Alpe di Poti, a 827 metri di altitudine. Poi attenzione soprattutto ai primi 2 km di discesa, che presentano diversi tornanti, tra l'altro una strada tutta coperta dalla vegetazione, quindi dove non batte mai il sole, dove molto probabilmente potrebbero i corridori incontrare qualche tratto bagnato, ancora umido, della tanta acqua, della tanta pioggia che è venuta negli ultimi giorni, quindi a cui fare, a cui prestare particolare attenzione. Cerca di allungare in testa al gruppo proprio Giacomo Berlato adesso, che per primo si è riportato sulla ruota di Blel Kadri. Anche il gruppo si sta portando verso
verso l'inizio della salita, gruppo che è stato letteralmente messo in fila adesso dagli uomini della Giant Alpecin. Vediamo Matteo Montaguti che con Giacomo Berlato ha forzato immediatamente l'andatura, sollecitato Matteo Montaguti il cremasco dal compagno di squadra Blel Kadri. Qui la regia ci fa vedere dall'alto proprio l'attacco di Matteo Montaguti, che tra i 13 è il primo a sollecitare i rivali, sul quale si porta immediatamente Giacomo Berlato ed insieme il portacolori della Gedeserla Mondiale, della Nippo Vini Fantini, stanno cercando di fare il vuoto nei confronti, vuoto che comunque sono riusciti a fare, circa un centinaio di metri il loro vantaggio nei confronti degli altri. Eh sì, hanno già guadagnato un discreto vantaggio Montaguti e Berlato, e all'ammiraglia della Nippo Vini Fantini c'è proprio Gianfranco Benincasa, vai! In questo momento sono più avanti dell'ammiraglia, perché le ammiraglie sono posizionate in doppia fila, quindi non riusciamo a parlarci, adesso stiamo aspettando, sta rimontando, comunque loro sono convinti che si possa chiudere la fuga e hanno buone speranze per Berlato. Se avete ancora 15 secondi riusciamo, eccola qui l'ammiraglia della Nippo Fantini, eccoci qui arrivati, allora voi avete speranze? Ma abbiamo Berlato che sta bene, ci giochiamo le nostre possibilità, si va in fuga anche per avere speranza fino all'arrivo, non è facile ma ci crediamo, dai. A voi! Allora, questa abbiamo sentito Gianfranco Benincasa, adesso 3 minuti e 25 è il vantaggio della testa della corsa nei confronti del gruppo, siamo in un tratto al 10% di pendenza e ci dobbiamo fermare per la pubblicità, la linea dunque va alla regia, break dal giro. Sto interessante quello che stanno facendo questi corridori. Unico ed uno. La conclusione, vedete l'immagine in diretta, questa è la testa della corsa con Matteo Montaguti. Arriva anche Moser. Brambilla, vedete Alessandro De Marchi, sta arrivando anche Moreno Moser. Abbiamo detto che su 13 uomini sono gli italiani quelle con le maggiori ambizioni e proprio loro, Matteo Montaguti, Gianluca Brambilla, Alessandro De Marchi e un rientrante Moreno Moser sono i corridori che stanno attaccando all'inizio della salita dell'Alpe di Poti. Queste sono immagini dal gruppo, Michele Scarponi che tiene dietro di sé Vincenzo Nibali, un gruppo che naturalmente vorrà affrontare con i propri capitani nelle prime posizioni l'Alpe di Poti. Vedete dall'alto Gianluca Brambilla, Matteo Montaguti, Alessandro De Marchi e sta rivenendo da dietro in quarta posizione Moreno Moser, 4 dei 13 fuggitivi di quest'oggi. Siamo al 13%. Strada perfetta, Riccardo. Sugli altri tre Moser viene su con il suo passo, mentre da dietro non sono tanto distanti nemmeno Rojas e Venter e Zazevic. Zazevic è un corridore strano perché va forte, fa le volate, va in salita, intanto arrivano anche Berlato e Arndt, non hanno ancora fatto il vuoto con gli altri. Brambilla sta facendo il vuoto, sente la maglia rosa sulle spalle, Brambilla alla grande, Brambillino può fare l'impresa oggi, Brambillino su queste strade può fare l'impresa perché c'ha la gamba, sta molto bene e ha in odore anche la maglia rosa, potrebbe farcela. Ci ricordiamo che Gianluca è Berlato il primo a portarsi all'inseguimento Brambilla, con lui anche Alessandro De Marchi, che però adesso ha una trentina, 40 metri di ritardo. Ha cercato di muoversi anche Moreno Moser, dietro invece in gruppo la situazione è sempre di gruppo compatto, per il momento nessuno si è mosso tra gli uomini di classifica che sono ancora sull'asfalto. Andiamo in corsa da Andrea De Luca. Gruppo compatto per quanto riguarda i leader della generale, che si è letteralmente sparpagliato lungo i primi metri di questa salita. Il gruppo, tra gli altri, hanno perso contatto anche Damiano Cunego e Tim Wellens, l'attuale possessore della maglia azzurra, gruppo dei migliori che comprenderà una cinquantina di corridori, non di più adesso. A voi la linea. Grazie Andrea, eccoci con le immagini dall'elicottero adesso sul gruppo con tutti gli uomini in classifica, il primo piano per Vincenzo Nibali, una delle tappe che resterà nella storia del Giro d'Italia. Non eravamo lontano da qua, sempre in Toscana, 2010, la tappa di Montalcino caratterizzata da tanti settori di sterrato quel giorno. Silvio, c'era in maglia rosa proprio Vincenzo Nibali quel giorno. Proprio Vincenzo Nibali che si fece conoscere al mondo nel 2010 in quella straordinaria giornata,
fortunata per lui, ma che ci fece capire assolutamente adatto a questo genere di percorsi. Mentre continua ed è iniziato da poco lo show solitario di Gianluca Brambilla, che ha reagito con grande attenzione alle sollecitazioni di Berlato e di Montaguti, si è riportato su di loro, coadiuvato anche da Alessandro De Marchi, che poi però il friulano ha dovuto lasciare la compagnia di Gianluca Brambilla, che evidentemente stava imponendo un ritmo impossibile per il portacolori della BMC. Qui siamo nel gruppo che tra poco entrerà nel tratto di sterrato anch'esso con Lopez Garcia, Team Sky. Eccolo qua, il momento in cui il gruppo entra nello sterrato ed è Alejandro Valverde che prende l'iniziativa immediatamente. Appena lasciato l'asfalto, dopo un metro è partito, o comunque ha allungato Alejandro Valverde, tutti a guardarsi dietro per capire cosa farà adesso Vincenzo Nibali. E Vincenzo Nibali ha dato un'occhiata a Michele Scarponi, che a sua volta si è voltato verso il capitano per avere indicazioni su come reagire, e Vincenzo Nibali ha fatto chiaramente un gesto di prendere l'iniziativa ma regolare, cioè non seguire nello scatto Alejandro Valverde, letteralmente scatenato. Oggi ecco che i due concorrenti, i due compagni di squadra davanti avevano una valenza, purtroppo il ritardo che si è creato, anche se immagino si siano nel frattempo rialzati sia Rocas che Sutterlin, ecco che potrebbe in qualche modo, c'è ancora lo spazio per mettere in atto quello schema tattico che la Movistar aveva oggi in mente di mettere, appunto, di mettere sulla strada. E attenzione, perché si sta creando un buco nella prima parte del gruppo e sta perdendo contatto anche la maglia rosa di Tom Dumoulin, per il momento a una trentina di metri di ritardo dalla coppia, diciamo così, dalla coppia formata da Alejandro Valverde e da Nibali. Bisogna chiaramente considerare il testa a testa diretto per la vittoria di oggi, senza mai perdere d'occhio però la classifica generale. In questo momento sta pagando Tom Dumoulin, appena cominciato il tratto sterrato. In chiara ed evidente difficoltà Tom Dumoulin, che non riesce in questi primi tratti di sterrato a rispondere alle sollecitazioni di Alejandro Valverde, di Vincenzo Nibali e via tutti gli altri. Gli vediamo Vincenzo Nibali sulla ruota di Chaves, c'è Formolo con Kruijswijk, con Uran, c'è anche un compagno di squadra di Michele Scarponi, c'è, arriva un altro a stalla, dovrebbe essere Kangert, in difficoltà anche Michel Landa, che è sulla ruota appunto della maglia rosa, Tom Dumoulin. Grandi emozioni ci sta regalando non solo da un punto di vista paesaggistico questa tappa, l'ottava da Foligno ad Arezzo, davanti continua nella propria azione solitaria Gianluca Brambilla, che ha un vantaggio adesso di 2 minuti e 55 secondi. Ma è davvero affascinante la sfida tra gli uomini di classifica, con Tom Dumoulin, la maglia rosa, che ha perso contatto ed è in difficoltà anche Michel Landa. Alla vigilia del Giro d'Italia il basco del Team Sky era considerato uno degli avversari principali, insieme a Valverde, di Vincenzo Nibali. Oggi invece sta pagando, rischia di pagare a caro prezzo Michel Landa, perché davanti continuano con l'azione di Alejandro Valverde. Certo che nessuno ha mai dato un cambio a Valverde, dimostra una volta di più Silvio il Murciano una grandissima personalità. Grandissima personalità, non la scopriamo certamente oggi, un Alejandro Valverde con una strutturatissima Movistar, la sua formazione tra poco dovrebbe incontrare sia Rocas che Sutterlin, che avranno a quel punto la possibilità di aiutarlo in modo determinante, il loro capitano, mentre qui indugiamo giustamente sulla maglia rosa, che sta cercando, voltandosi, qualcuno che gli possa dare una mano, probabilmente impreparato anche lui mentalmente a questa difficoltà che sta accusando oggi. Fin dall'inizio non è riuscito a rispondere alle sollecitazioni portate da questo signore, 36 anni, che veramente non appena è entrato nello sterrato ha imposto il proprio ritmo. Bravo Vincenzo Nibali a reagire, ma per ora nessuno dà una mano ad Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, 36 anni, ricordava Silvio Martinello, per la prima volta quest'anno al Giro d'Italia, lui che ha partecipato per 18 volte alle grandi corse a tappe, con 10 volte alla Vuelta di Spagna, 8 alla Tour de France. E qualche difficoltà naturalmente per Gianluca Brambilla, disturbato anche dalla presenza della nostra motoripresa, che chiaramente è lì per svolgere il proprio compito e il proprio lavoro. Tutto è andato per il meglio, Gianluca Brambilla che sta affrontando questo tratto in falsopiano e in discesa, è finito il tratto duro della salita era nella prima parte, ora invece le pendenze si fanno molto più agevoli e la possibilità per Gianluca Brambilla, che non dimentichiamolo è anche un abilissimo discesista, di incrementare nuovamente, di tenere sotto controllo la rincorsa dei migliori, che sono pilotati sempre da Alejandro Valverde.
Eccezionale la composizione di questo gruppetto con Valverde, Chaves, Nibali, Kruijswijk, Uran, Zakarin e Maika. Landa e Dumoulin a parte, gli uomini che lottano per la vittoria del Giro d'Italia ci sono tutti in questo gruppo. Andiamo da Gianfranco Benincasa, da dietro però stanno rientrando, vai. Polvere, fatica, sudore per gli eroi del Giro d'Italia edizione numero 99. Sütterlin è rimasto in fondo al gruppetto di 13 che erano andati via in attesa di Alejandro Valverde. Era tutto chiaro, era tutto previsto. Alejandro Valverde ci tiene in modo particolare a questa tappa. Il primo invece ad attardarsi è stato Kadri della Gedosere. Anche Matteo Trentin ha mollato la spugna. Qui c'è ancora molto da vedere, molto da seguire in questa tappa. Voi. Si è portato in prima posizione Vincenzo Nibali per una ventina di metri, poi si è voltato facendo il classico gesto a tutti gli altri corridori di questo gruppetto. Ok, io tiro, però diamo i cambi, giriamo con regolarità. Sono stati evidentemente informati e poi basta loro voltarsi un attimo per avere visivamente il controllo della situazione. Poi sicuramente via radio sono stati informati delle difficoltà di Landa e di Dumoulin. Landa e Dumoulin che sono controllati a vista da Jakob Fuglsang, lo stiamo vedendo in un altro monitor che abbiamo a disposizione qui in sede di commento, mentre la regia indugia giustamente sull'autentico mattatore e protagonista della giornata di oggi, uno straordinario Gianluca Brambilla, che continua ad avere un vantaggio superiore di 3 minuti sul gruppettino dei migliori, sempre condotto da Alejandro Valverde. Da Vincenzo Nibali sono i più attivi, Alejandro Valverde che ora ha trovato la collaborazione di Andrea Amador che è arrivato puntualmente a dare manforte al capitano. Allora adesso in base all'ultimo rilevamento di Radio Corsa è di 15 secondi il ritardo di Dumoulin e Landa dal gruppetto con gli altri uomini di classifica. Questo è il gruppetto con la maglia rosa di Tom Dumoulin, 15 secondi da recuperare al plotoncino con Valverde e Nibali. Che ha la fortuna tra l'altro Tom Dumoulin, non ha compagni di squadra ma c'è anche Bob Jungels, la maglia bianca, in questo gruppettino che può contare sul supporto di un compagno di squadra, di Peter Serri, ed ecco che ne sta trovando giovamento chiaramente anche la maglia rosa Tom Dumoulin. 2 minuti e 50 il vantaggio di uno splendido Gianluca Brambilla. Ama questo tipo di percorsi Gianluca Brambilla, si trova particolarmente a proprio agio sullo sterrato, sulle strade bianche, lo ha confermato anche quest'anno proprio alla classica senese, le strade bianche, arrivando in terza posizione in una giornata forse sì al di là del risultato, perché non è arrivato quel giorno la vittoria, però forse è stata una delle gare più belle di sempre nella carriera di Gianluca. Grandissimo protagonista anche lì, per tanti chilometri in fuga si pensava che nel finale dovesse crollare, invece solo Stibar e Fabian Cancellara che poi la corsa la conquistò, riuscirono a fare meglio di lui. Un Gianluca Brambilla che ancora oggi a distanza di mesi, eravamo all'inizio di marzo, ora siamo all'inizio di maggio, a metà maggio, comunque ancora protagonista, mentre nel gruppetto maglia rosa è rientrato anche Ryder Heisedal proprio in questo momento ed altri corridori stanno approfittando delle pendenze meno ripide per riportarsi sul gruppettino davanti a loro. Questo è il gruppettino maglia rosa, ma continuano le difficoltà di Tom Dumoulin. Sì, continua ad avere un momento difficile dell'olandese, la farfalla di Maastricht, così è stato ribattezzato, è stato soprannominato Tom Dumoulin nel suo gruppetto. È appena rientrato, l'abbiamo visto con la maglia della Movistar, Giovanni Visconti, e c'è anche Diego Ulissi, il vincitore della tappa di Praia a Mare, che adesso va proprio ad affiancare Tom Dumoulin, che rischia di perdere contatto di nuovo anche da questo gruppo. Rischia veramente di naufragare oggi la maglia rosa, perché deve fare tutto da solo, non ha più compagni di squadra intorno a sé, quindi tutto sulle sue spalle, assolutamente la possibilità di superare questo grandissimo momento di difficoltà. Sulla sinistra Gianluca Brambilla, sulla destra Matteo Montaguti, sono il primo e il secondo di questa tappa, si stanno avvicinando al Gran Premio della Montagna dell'Alpe di Poti. Invece la sofferenza di Tom Dumoulin ce la può raccontare adesso Andrea De Luca, vai! Siamo proprio alle spalle della maglia rosa che continua ad alzarsi sui pedali, adesso si sta voltando per cercare e vedere se c'è qualche volto amico in questo gruppetto, ma ha rischiato qualche metro fa di prendere il buco.
Tra l'altro non è una salita impossibile in questo tratto, perché la pendenza sarà intorno al 4-5%. Ha una pedalata molto, forse troppo agile in questo caso Tom Dumoulin. Ecco, adesso c'è un buco di 5 metri che cercherà lui di andare a ricucire in persona. A voi la linea. Grazie Andrea, e mentre ce lo stavi raccontando, lo stavamo vedendo anche nelle immagini, eccolo che si è creato di nuovo il buco. Cardoso e Visconti saltano Tom Dumoulin. Visconti si volta perché chiaramente adesso non deve cercare di riportare proprio lui, che è un compagno di squadra di Valverde, non deve cercare di riportare sotto Tom Dumoulin. Però Silvio, mi sembra davvero che continui il momento critico della maglia rosa. Pedalata difficilissima, pesante per Tom Dumoulin, che continua a voltarsi per cercare aiuto, ma purtroppo non trova compagni di squadra intorno a sé. Ora è Boaro sulla ruota della maglia rosa che continua a perdere terreno. Visconti e Cardoso lo hanno saltato per non perdere a loro volta terreno nei confronti del, certo, gruppettino di cui fanno parte. Ma insomma è evidente la difficoltà con cui oggi sta convivendo Tom Dumoulin. Primo giorno veramente difficile per l'olandese, grande protagonista al Giro d'Italia fino a questo momento. Ecco, ora abbiamo la situazione con Gianluca Brambilla in alto sulla sinistra, leader della corsa, in seconda posizione Matteo Contagutti, in alto sulla destra, in basso sulla sinistra il gruppettino con Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali e tutti gli altri grandi, quasi tutti, della classifica generale. In basso a destra la difficoltà invece di Tom Dumoulin. Eccolo il primo piano per la maglia rosa per Tom Dumoulin, che non riesce chiaramente. Emanuele Boaro si mantiene sulla sua ruota, ha davanti il capitano Rafa Umaika, continua disperatamente a voltarsi come a voler chiedere aiuto a qualcuno Tom Dumoulin, ma ovviamente questo aiuto non glielo può dare Emanuele Boaro, e Tom Dumoulin non riesce ad andare a chiudere il buco. L'ultimo della fila è Cardoso con Visconti, però ormai anche loro stanno prendendo il largo rispetto alla maglia rosa. Andiamo da De Luca. Siamo sempre alle spalle del terzetto, perché anche Igor Anton della Dimension Data adesso si è accodato alla maglia rosa e a Emanuele Boaro, e quindi una difficoltà evidente, anche perché adesso è ritornata a salire la strada, e quindi ha pagato questo Tom Dumoulin. Adesso falso piano, ma non ce la fa, non ne ha. A voi la linea. Non ne ha, hai detto benissimo Andrea, non ne ha Tom Dumoulin, che continua a perdere contatto, e davanti però devono insistere, perché questa è un'occasione che assolutamente devono sfruttare. Silvio, riparte nuovamente Alejandro Valverde, che prova a fare selezione in un gruppettino con Valverde e Nibali, su cui è rientrato Mikel Landa, lo vediamo lì alla ruota di Kruijswijk e di Zakarin, che sta provando a reagire all'ennesima sollecitazione del fuoriclasse spagnolo. Alejandro Valverde con Rafa Umaika sulla ruota, bravo, brillante Vincenzo Nibali a rispondere prontamente, come stanno facendo un po' alla volta tutti quanti. E qui invece ormai Gianluca Brambilla avviato verso lo scollinamento all'Alpe di Poti, poi discesa e pianura per lui, autentico mattatore di questa importantissima tappa al Giro d'Italia. È in vista ormai del Gran Premio della Montagna Gianluca Brambilla, lo scollinamento a 827 metri, sono state del 14% le punte massime di pendenza di questa salita, che misurava 8 km e 600 metri, 6 km e mezzo dei quali erano su strade sterrate. Gianluca Brambilla, una ulteriore selezione c'è stata dopo il nuovo affondo di Alejandro Valverde, però Silvio, se ci dobbiamo affidare ai segnali che arrivano dalla corsa, dobbiamo dire che abbiamo visto molto brillante Vincenzo Nibali. Assolutamente, ha risposto brillantemente, evidentemente non ha voluto strafare più di tanto, insomma, anche perché con Alejandro Valverde di questo genere c'è da rimanere cauti sulle ruote. Un po' tutti però ora devono cercare di approfittare della difficoltà inattesa di Tom Dumoulin. Gianluca Brambilla, ormai è suo il Gran Premio della Montagna, l'Alpe di Poti, con un vantaggio che in base alla grafica è sempre quantificabile intorno ai 2 minuti e mezzo, dunque quando mancano 18 km alla fine c'è anche la possibilità per il vicentino di andare a prendersi la tappa. Prendersi la tappa, dovrà guardarsi allora tra poco andremo anche a rilevare il distacco di Matteo Montaguti, che non è lontano, non è lontano assolutamente Montaguti. Dovrebbe essere intorno ai 25 secondi di ritardo di Matteo Montaguti.
per Gianluca Bambilla. Dietro l'angolo chiaramente c'è la possibilità di andare ad indossare la maglia rosa sfidandola a Tom Dumoulin in grande difficoltà, circa 25 secondi di ritardo di Matteo Montaguti, che a questo punto ha la possibilità di rientrare, mentre dietro continua ora lo show adesso di Vincenzo Nibali. Nibali, adesso è Nibali che va ad affondare il colpo. Vincenzo Nibali tra la polvere nello sterrato dell'Alpe di Poti, e lui ora in prima posizione, si sta comportando egregiamente anche il piccolo Esteban Chaves, respira un po' di polvere in più, però sulla carta era quello che maggiormente avrebbe patito uno sterrato bagnato con il fango. Mentre continuiamo a certificare le difficoltà di Tom Dumoulin, rimasto con il solo Manuele Boaro, che naturalmente non collaborerà con lui, dovrà cercare di fare tutto solo contro una formazione, la Movistar, che via via insieme ad Amador sta raccogliendo anche Rojas e Sutherland, che facevano parte della fuga che è partita al 20° chilometro. Quindi Alejandro Valverde può contare su diversi compagni di squadra per cercare di creare un solco molto ampio, sfruttando le difficoltà di Tom Dumoulin, che continuiamo ad inquadrare solo nel tentativo di reagire a questo momento difficile. L'importanza della squadra anche in uno sport come il ciclismo, chi non lo conosce magari può pensare che sia soltanto una questione, una testa a testa tra i vari capitani, che sia uno sport individuale, e invece Silvio, a questi livelli la squadra è fondamentale, lo sta dimostrando la Movistar, lo sta dimostrando Alejandro Valverde. Assolutamente, lo sta dimostrando Alejandro Valverde, che con i suoi tecnici ha oggi messo in atto una tattica perfetta. Stanno ormai scollinando al Gran Premio della Montagna, è Chaves con Maika che transitano davanti ad Alejandro Valverde, inizia la discesa, discesa lo ricordiamo molto complicata soprattutto nella prima parte, ora Arndt, che se fossi stato il tecnico della formazione della Giant avrei fermato molto prima, ora serve a poco, aspetterà naturalmente Tom Dumoulin e poi cercherà di alleviare le proprie pene. Dovrebbe essere già superiore al minuto la differenza tra il gruppettino Nibali Valverde e la maglia rosa Tom Dumoulin. Si voltava Niklas Arndt, che tra l'altro è il velocista della Giant Alpecin, per aspettare il proprio capitano, per aspettare Tom Dumoulin, ma deve attendere il gruppetto dietro, perché in quello con Valverde, Nibali, Chaves, Uran, la Dumoulin non c'è, eccolo che è ancora più attardato, 2 minuti e 12 il ritardo al Gran Premio della Montagna del gruppo con Valverde e Nibali, 2:12 dal primo della fila, vale a dire da Gianluca Brambilla. E deve ancora transitare al Gran Premio della Montagna Tom Dumoulin, che lo vediamo qui insieme a Boaro e a Trentin, che faceva parte del gruppettino di 13 che ha caratterizzato tutta questa tappa, gruppettino di 13 che ha un unico superstite per ora, vale a dire Gianluca Brambilla, che è tutto solo al comando di questa tappa. Resta ancora più solo Tom Dumoulin, perché Manuele Boaro lo salta in vista del Gran Premio della Montagna, dunque siamo abbondantemente oltre il minuto di ritardo per Dumoulin rispetto agli altri uomini di classifica, 3 minuti e 30, dunque sta perdendo 1 minuto e 18 il ritardo al Gran Premio della Montagna per Tom Dumoulin rispetto a Valverde, Nibali, Landa, Chaves, Urana e Zaccarin. Già in discesa Gianluca Brambilla. Ci fermiamo per un minutino di pubblicità, nel riquadro la corsa la possiamo continuare a vedere, però break dal giro. Tanto stare attento a Montaguti e subito dietro, perché poi non ce l'hanno più rinquadrati, ma gli uomini che lo seguivano, abbiamo detto non... Rojas con De Marchi e Venter sono passati intorno al minuto e 10 da Gianluca Brambilla allo scollinamento, non dovrebbero far paura a Gianluca Brambilla, anche perché quei corridori lì probabilmente Rojas aspetterà di sicuro Valverde e quindi saranno poi raggiunti da, appunto, dal gruppettino di Valverde. Intanto Montaguti all'inseguimento, è l'unico che potrebbe rilevare Gianluca Brambilla, è proprio Montaguti. Gli italiani erano in fuga, erano in odore di battaglia, in odore anche della tappa, e hanno fatto una bellissima interpretazione di questa tappa, fra le altre cose fantastica, perché avevamo visto che cosa è venuto fuori su una salita che fra le altre cose era piuttosto dura come pendenze,
proprio incastonata in un contesto di strada bianca che ha fatto poi la differenza. Mi ricordo benissimo quando parlammo con Stefano Allocchio sull'ammiraglia del direttore di corsa, che ci diceva: vedrete che la tappa di Arezzo non si immagina, ma farà anche dei distacchi in classifica. Beh, Allocchio ci aveva visto giustissimo, come quasi sempre accade. Intanto Tom Dumoulin però dimostra veramente che in discesa vuole rientrare. Guarda che meraviglia, Riccardo, la maglia rosa all'inseguimento, perché così come è spettacolo l'anno scorso Contador che da solo si fa il mortirolo all'inseguimento, non si possono paragonare i due terreni di gara naturalmente, ma anche Dumoulin che ora con tutte le forze prova a difendersi da solo in discesa. Brambilla in un tratto di contropendenza spinge al massimo, chiede le ultime energie al suo fisico, e lui ce la potrebbe fare veramente a fare un'impresa. Quello che non gli riuscì alle strade bianche a marzo potrebbe riuscirgli oggi, e potrebbe anche fare il colpo veramente del classico doppio colpo, perché potrebbe vincere la tappa e potrebbe vincere anche e mettersi anche la maglia rosa. Stiamo con le dita incrociate per tutta la simpatia che ci lega a questo. Fermiamo davvero un break da Giro d'Italia per la pubblicità. Sulle ruote fino a quando non è sicura però di poterci guadagnare, altrimenti non è la prima volta che Valverde anticipa tutti a sorpresa di chi non lo conosce. Però sì, è stato sorprendente il fatto che ma evidentemente, sai, quando io dico il terzo giorno, il quarto giorno, a Roccaraso può darsi che avesse patito proprio il terzo giorno, potrebbe essersi nascosto per non mostrare una debolezza. È possibile, i campioni lo sanno fare. Intanto ci danno sempre 27 secondi tra Gianluca Brambilla e Matteo Montaguti. Bravo anche il romagnolo, davvero, ha trovato un Brambilla in grande spolvero, ma Montaguti sta facendo una grande gara notevole. Grande. Gli altri sono a 1:06 e sto parlando di Rojas, De Marchi, Venter e forse qualcun altro. C'è un qualcun altro intorno ai 2:12, 2:25 adesso. Il gruppo Valverde Nibali. Potrebbe essere il gruppo Valverde Nibali. E quindi sai, lì bisogna che faccia attenzione, anche perché noi si parlava della maglia rosa in virtù di Dumoulin. Su Dumoulin il ritardo era quello che avevamo detto, 1:57, però dietro ci sono anche questi, ma ovviamente dovremmo fare tutti i conti, sicuramente faremo tutti i conti del caso. Rojas l'altro giorno sotto la pioggia ha fatto una grande discesa, ora credo che si sia rialzato, mi sembrava proprio lui l'uomo Movistar che faceva la strada. Intanto forse questo è Niklas Arndt che era in fuga e che sta aiutando Tom Dumoulin a recuperare qualcosa nei confronti di quelli là davanti. Intanto Boaro che aveva lasciato dietro di sé Dumoulin, ecco l'Olanda, l'avevo visto rientrare uno Sky, non poteva essere che lui. Beh, davanti sono rimasti veramente pochi, però sono tutti quelli di classifica. Uran molto bene anche oggi, lui che va forte a cronometro. Pozzovivo, vedete, Pozzovivo, Vincenzo Nibali. Mi ha impressionato Pozzovivo perché ha fatto un rientro quando stavano menando davanti notevole. Intanto maglia rosa, adesso un terzetto, hanno raggiunto infatti Boaro e hanno superato Trentin vittima di una foratura. È stato proprio eloquente nel momento in cui si sono ricompantati i due compagni della Giant. All'inizio Dumoulin era davanti a fare le traiettorie, poi si è voltato e ha chiesto al suo compagno di squadra di passare davanti, anche perché era un tratto in cui la discesa non era molto pendente e bisognava pedalare, e si è visto proprio nell'atteggiamento fisico il sollievo da parte di Tom Dumoulin nello stare per qualche centinaio di metri a ruota del suo compagno di squadra, come sta facendo adesso. A voi la linea. Bellissima questa immagine che ci ripropone con il replay la nostra regia, curata dalla regia internazionale, da Nazareno Balani, Stefano Brunozzi e Cinzia Perreca per la regia Italia. Abbiamo visto Alejandro Valverde che proprio si è fatto sfilare da tutto il gruppo per andare a parlare uno a uno con tutti gli altri corridori, che lasciano fare a lui perché è l'unico che ha un compagno di squadra. Nessuno vuole mettere più energie del dovuto in questa situazione, quando invece a mio avviso sarebbe il caso che tutti facessero la loro piccola parte, perché c'è la possibilità di sfruttare al massimo delle proprie possibilità la debacle di Tom Dumoulin in attesa, mentre qui finisce la parte più tecnica della discesa per Gianluca Brambilla, che ora ha a disposizione invece ampie strade scendendo dallo scopettone, ampie e velocissime, tra l'altro ci dà lo spunto per ancora una volta ammirare la sua abilità di discesista, oltre che di ottimo scalatore, di ottimo pedalatore anche su strade non asfaltate come quelle che ha incontrato oggi. Finisce la discesa tecnica anche per Matteo Montaguti, che continua ad avere un ritardo intorno ai 30 secondi, continua a perdere terreno il cremasco nei confronti del battistrada.
La sta facendo davvero a tutta questa discesa Gianluca Brambilla. Poco fa, mentre eravamo collegati con la motocronaca di Andrea De Luca, abbiamo visto anche un replay, è riuscito a riprendere, a riaggiustare una curva a sinistra dove era entrato con una traiettoria non impeccabile Gianluca Brambilla, dimostrando davvero la grandissima sensibilità nei tratti in discesa, perché Silvio, ce lo insegni, sei stato anche tu un grandissimo discesista, ci vuole il coraggio innanzitutto, ma poi ci vuole anche la sensibilità per andare più forte di un altro in discesa. Io per necessità in carriera sono stato un discreto discesista, perché come tutti i velocisti bisognava soffrire in salita e quindi bisognava recuperare in discesa, ma Gianluca Brambilla è anche per la sua struttura fisica, con il bacino basso, la gamba corta, insomma, riesce veramente a gestire il mezzo con una sensibilità notevole, e lo ha dimostrato in tante occasioni, lo sta dimostrando anche oggi, dove è legittimo cercare di rischiare il tutto per tutto per andare a cogliere questo importantissimo risultato. Sarebbe la sua terza vittoria tra i professionisti, potrebbe vorrei dire anche maglia rosa per Gianluca Brambilla al termine di una giornata straordinaria. Qui invece la determinazione di Alejandro Valverde, che non è famoso per essere un straordinario velocista, ma anche lui, quando c'è da rischiare, nonostante i suoi 36 anni, assolutamente non si tira indietro. E deve allungare adesso anche la nostra moto, è terminato il tratto più difficile, più tecnico, meglio, della discesa. Adesso si va velocemente verso il traguardo. Alejandro Valverde, che ha attaccato nell'ultima parte della discesa, però non ha mollato Esteban Chaves e non ha mollato neppure Vincenzo Nibali. Dunque Alejandro Valverde, che è stato il primo a prendere l'iniziativa appena entrati sul tratto sterrato, adesso riprende la sua azione, continua ad insistere anche in discesa, e questo dovrebbe essere anche il terreno di Vincenzo. Eh sì, e non a caso va davanti a dare manforte ad Alejandro Valverde, sono loro quelli più determinati in questo tentativo per cercare di sfruttare la situazione e di cercare di creare il gap più ampio possibile nei confronti dell'autentico mattatore del giro fino a questo momento, a dire Tom Dumoulin, oggi sorprendentemente in difficoltà in un terreno che, a mio parere, se stamattina me l'avessero chiesto, avrei detto assolutamente alla portata della maglia rosa. Invece oggi difficoltà per Tom Dumoulin, che sta perdendo terreno. Una discesa per fortuna dei corridori asciutta, perché sarebbe stata estremamente pericolosa in caso di pioggia, ma anche in caso di asfalto umido, perché vedete che in alcuni tratti, proprio per la vegetazione, fa fatica a passare il sole, dunque sarebbe stato davvero un'insidia enorme per i corridori, che adesso stiamo seguendo con l'elicottero, e vediamo che anche Tom Dumoulin ha terminato la parte tecnica della discesa. Siamo sulle strade che rappresentano un po' il simbolo del Giro della Toscana, nato nel 1923, che a settembre 2016 torna il Giro della Toscana, intitolato a una grandissimo, alla grandissimo del nostro ciclismo, e non solo toscano, non solo italiano, vale a dire Alfredo Martini. Sarà dal 2016 il suo Giro di Toscana. Ultima pausa pubblicitaria, pochi secondi, break dal Giro. L'arrivo, che comunque non è semplice, perché comunque l'arrivo è in salita, in leggera salita, ci sarà uno strappo anche da affrontare, l'abbiamo visto anche precedentemente, uno strappo anche al 12%, però ormai il corridore della Etics Equistep è scatenato, credo che abbia grande morale e quindi sta spingendo a tutta, al massimo, mentre fa bene anche la regia a inquadrare la maglia rosa, che in questo momento ha finito probabilmente la difficoltà, la crisi che è emersa sulla salita, e ora deve stare attento a quello che può perdere senza andare in ansia, chiaramente, perché certo stai perdendo un minuto e non è poco al momento, ma non deve andare in ansia. Intanto Brambilla, parlavamo della crescita, basti dire che al Giro di Lombardia 2015 è stato decimo Gianluca Brambilla, ai Giri d'Italia che ha partecipato è sempre arrivato alla fine, compreso 2014 il suo ultimo giro 29esimo, nel 2015 ha fatto la Vuelta, è arrivato 13esimo, un Brambilla in una crescita costante, sempre costantemente. Però è anche da dire, soprattutto in chiave tecnica oggi, che non ha perso niente da corridori come quelli inquadrati, come Vincenzo Nibali, come Valverde, che hanno, non l'hanno certamente dell'Alpe di Poti, e poi a tutta giù in discesa. Adesso ultimi 5.000 metri per Brambilla.
Gianluca Brambilla che sta veramente vivendo un sogno, è andato a cercare questa straordinaria giornata che più bella probabilmente non avrebbe potuto attendersela, perché al termine di questa tappa potrebbe esserci per lui anche la gioia della maglia rosa. Lui lombardo di nascita, Bellano in provincia di Lecco, classe 1987, risiede in Veneto, a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Tra l'altro da poche settimane papà, la figlia è nata nello scorso mese di marzo, se non vado errato. Quindi Gianluca Brambilla che ha certamente anche la dedica da fare al già termine pronta. Di già pronta dedica al già termine di questa giornata straordinaria. Gianluca Brambilla. Aspetta, perché Silvio, un pizzico di scaramanzia non guasta, perché insomma mancano ancora 4 chilometri alla conclusione, però mi sembra di poter dire che è ancora davvero molto molto buona la pedalata di Gianluca Brambilla, ma attenzione perché comunque nel finale non è tutta pianura per arrivare al traguardo, perché nel finale ci sarà lo strappo di via Ricasoli per arrivare al traguardo proprio di fronte al Duomo di Arezzo. Una ventina di secondi, anzi 30 secondi adesso è il ritardo di Matteo Montaguti, che dunque in discesa qualcosa ha perso rispetto allo scollinamento alla GPM da Gianluca Brambilla. Qui siamo invece con il gruppo Nibali, Valverde, Landa e tutti gli altri grandi attesi protagonisti di questo Giro d'Italia. Manca la maglia rosa, manca Tom Dumoulin che continua a vivere un momento difficilissimo. Eccolo inquadrato in questo momento con il compagno di squadra Art, naturalmente l'unico che gli dà una mano, Matteo Trentin e Boaro che invece si tengono sulla ruota di Tom Dumoulin. Alejandro Valverde nel frattempo ha trovato un altro compagno per strada, perché il suo gruppetto è andato a riprendere Rojas che faceva parte della fuga iniziale. Dunque una tattica impeccabile quella studiata e soprattutto messa in pratica quest'oggi dalla Movistar. Quello che non si attendevano probabilmente è che la fuga potesse prendere un margine così ampio, un margine talmente ampio che consentirà a Gianluca Brambilla, Matteo Montaguti e anche qualcun altro, perché insomma mi viene in mente anche Alessandro De Marchi che non ho ancora visto essere ripreso, così come non ho visto essere ripreso nemmeno Giacomo Berlato, quindi non sappiamo quanto ancora ci siano tra Brambilla, Montaguti e il gruppo di Nibali, Valverde e tutti gli altri grandi protagonisti di questo giro. Ecco, nei piani della Movistar evidentemente non è stato calcolato questo ampio margine che la Giant Alpecin ha comunque lasciato prendere alla fuga di 13. Gli aggiornamenti da Radio Corsa. Brambilla al comando, ovviamente 27 secondi il ritardo di Montaguti a 1.16, abbiamo il terzetto con Moser, De Marchi e Venter, tutti uomini che facevano parte della fuga iniziale. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. Una velocissima discesa, abbiamo risalito un po' di posizioni, abbiamo appena superato il gruppo comprendente Cardoso, Ulissi e anche Ryder Ejedal insieme alla maglia bianca Jungest, e finalmente abbiamo raggiunto le ammiraglie con davanti il gruppo dei migliori, degli attesi leader della generale che vediamo proprio in questo momento davanti a noi in lunga fila indiana. A voi la linea. I più attivi senza ombra di dubbio in questo gruppetto, Silvio, Alejandro Valverde ma anche Nibali. Poco fa abbiamo visto Nibali affiancare diversi corridori, far loro il cenno giriamo, lo sanno che questa è un'occasione che non possono assolutamente perdere per mettere secondi preziosi fra sé e Tom Dumoulin, che fra l'altro domani è considerato da tutti il favorito numero uno per la cronometro di Greve. Anche adesso dopo il risultato di oggi è sempre lui il favorito. Ecco, io andrei un po' più cauto a questo punto, giusto? Perché bisognerà capire se la debacle di oggi è una cosa passeggera o se invece è una tendenza che già ci dà il Tom Dumoulin in fase calante. In una grande corsa a tappe, tra l'altro questa prima settimana si è corsa come era prevedibile a grandissima velocità, non c'è stata una giornata in cui ci si sia potuti in qualche modo rilassare. Ecco che domani sarà una giornata chiave per tutti, ma anche per Tom Dumoulin, per capire se avrà la possibilità di ritornare, di recuperare il terreno che oggi contro ogni previsione invece perde. La maggiore intraprendenza di Alejandro Valverde in questo gruppettino è dettata soprattutto, oltre che dalla sua grande classe naturalmente, dal fatto di essere l'unico con qualche compagno di squadra, cosa che invece tutti gli altri non hanno. Ecco, un po' mi sorprende anche la Astana, perché un uomo come Jakob Fuglsang sinceramente me lo sarei aspettato con il gruppo di Vincenzo Nibali. Ha avuto un problema meccanico sulla
seconda parte della salita, ecco, però Fulsang. Bene, allora ora abbiamo salto la risposta di catena, abbiamo la risposta che Jakob Fulsang, che oggi sarebbe stato di grande aiuto al proprio capitano Vincenzo Nibali, che invece si trova da solo. Ormai è vicino all'ultimo chilometro, è già entrato nell'ultimo chilometro Gianluca Brambilla, adesso attraverso la porta si entra nel centro storico di Arezzo, svolta a sinistra per affrontare l'ultimo strappo, e attenzione perché in palio c'è anche la maglia rosa per Gianluca Brambilla, che dunque ha 1:28 di margine nei confronti di Zakarin, che è il primo in classifica nel gruppetto di Valverde. Gianluca Brambilla, conti giustissimi, assolutamente. Dunque 1:28. Sono 36 secondi di vantaggio che Gianluca Brambilla dall'ultimo rilevamento ha nei confronti di Matteo Montaguti, che ha continuato a perdere terreno. Questa dimostrazione di come sia straordinaria la gamba oggi di Gianluca Brambilla, ma è dall'inizio di stagione che il Lombardo va fortissimo, perché ha vinto una corsa quest'anno nel 2016, la Challenge Mallorca, eravamo a fine gennaio, poi autentico protagonista per sia le strade bianche, sia la Tirreno Adriatico, sia nelle classiche del nord, e ora protagonista al Giro d'Italia. Vittoria di tappa certa, e potrebbe trovare sul traguardo di Arezzo anche la gioia di indossare la maglia rosa. Un piano studiato e messo in pratica in maniera perfetta, quello della Movistar, ma dobbiamo dire che l'hanno preparata alla grandissima anche gli uomini della Ethics Quickstep, perché non si è trovato in fuga per caso Gianluca Brambilla, per caso non aveva con sé Matteo Trentin, erano proprio loro due, i due uomini che dovevano cercare l'attacco da lontano, un attacco che Brambilla concretizza così con un vero trionfo ad Arezzo. Gianluca Brambilla, e adesso occhio al cronometro, perché la giornata potrebbe essere perfetta per Brambilla, impreziosita anche dalla maglia rosa. Intanto è arrivata la vittoria di tappa, una vera numero quello che è riuscito a confezionare quest'oggi Gianluca Brambilla, con un attacco partito al 20° chilometro, dunque è stato per 166 chilometri in fuga. Vediamo il gruppettino con Tom Dumoulin, che sta lui in prima persona cercando di recuperare terreno in questo finale, soprattutto dal gruppettino davanti a lui, quello formato da tutti i rivali per la classifica generale, mentre un altro straordinario protagonista oggi agli ultimi 150 metri, Matteo Montaguti, a Gedeserla Mondiale, che scuote la testa ma va a cogliere una seconda posizione importantissima anche per lui. Questi sono nomi, Silvio, che sono sinonimo di affidabilità, di garanzia quando c'è una fuga che parte da lontano, quello di De Marchi, quello di Brambilla, quello di Matteo Montaguti, perché anche oggi è stato davvero splendido Montaguti. Assolutamente splendido, calato nel finale, nulla ha potuto contro lo strapotere di uno straordinario Gianluca Brambilla. Qui la terza posizione colta Moser, da un altro ragazzo, da Moser, che arriva davanti a Venter della Dimension Data, e poi Alessandro De Marchi. L'arrivo di Alessandro De Marchi, sta arrivando il gruppettino con Valverde, 35, adesso già il ritardo con Alejandro Valverde. Attenzione perché forse si è creato un buco, Maika con Nibali e poi Uran, arriva anche Pozzovivo con Firsanova, dunque attendiamo l'ufficializzazione. Però Gianluca Brambilla con ogni probabilità è maglia rosa, con attendiamo, ogni probabilità sì. Sì, attendiamo l'ufficializzazione, ci sono anche gli abbuoni per Gianluca Brambilla, dunque altri 10 secondi, mentre grandissima difficoltà, continua veramente la pena per Tom Dumoulin, la maglia rosa che si stacca dal gruppettino di cui fa parte a 800 metri dal traguardo, nel primo tratto ripido che è presente in questo ultimo chilometro. Questo è il gruppettino dove era inserito Tom Dumoulin, che però ha perso contatto anche da questi, dove c'è Diego Ulissi che sta sprintando per cercare di arrivare con minor ritardo possibile davanti a Jacopo Fulsang. Ritardo di questo gruppetto 2 minuti e 32 secondi, Dumoulin ancora deve arrivare, eccolo là in fondo al rettilineo di via Ricasoli, dunque la giornata perfetta.
quinta di Gianluca Brambilla, vittoria di tappa e maglia rosa per Gianluca Brambilla che la strappa a Tom Dumoulin che arriva soltanto adesso con 2.50 di ritardo. Che tappa, è stata letteralmente stravolta la classifica generale, Gianluca Brambilla. Le hanno comunicato in questo momento e immediatamente immagino sia al telefono con la moglie probabilmente per gioire insieme. Di la seconda vittoria italiana a questo Giro d'Italia, lombardo vicentino di adozione Brambilla che adesso è nella classifica generale, questo è l'ordine di arrivo, ha 23 secondi di vantaggio su Zakarin, 33 su Kruijswijk, 36 su Valverde, Nibali è a 45 secondi, Chaves a 48, Rigoberto Urán a 49, 54 secondi il ritardo di Rafał Majka. Ma andiamo, possiamo usare il termine cronico, è scivolato in undicesima posizione nella generale con un ritardo di 1:05, 2 secondi dopo Mikel Landa che vediamo ultimo nome nella nostra schermata in grafica. E adesso sono tanti i temi da trattare al processo alla tappa e andiamo subito allora con Alessandra De Stefano.